Benvenuti e bentornati su Ricerca Paranormale Globale. Stasera siamo qui davanti a questa chiesa per un sopralluogo notturno proprio velocissimo. Abbiamo avuto la segnalazione proprio da voi che ci seguite. Qualcuno di voi ci ha segnalato questa chiesa qui abbandonata. Non sappiamo niente di questa chiesa. Siamo venuti proprio a fare una preindagine, a vedere se effettivamente ci può essere qualcosa di strano. Giusto? Giusto. Anche stasera, come l'altro video, abbiamo dei nostri amici che ci stanno aiutando nelle riprese, quindi guardiamo come va l'indagine e siamo in compagnia tutti e due anche stavolta e andiamo a vedere come fiduciosi. È molto pericolante e sotto ci saranno sicuramente sembra quel convento vecchio dove andammo. Abbastanza tetra la cosa, perché no, ma dicevo che sotto in genere dove c'è la parte con la cripta, no? Sì, quindi dove si scende di sotto qui però non scende da nessuna parte. Sicuramente sì, però non si vede più. È crollato tutto. Troppa vegetazione, e poi è crollato una parte di tetto. Sì. L'altare come è messo? Non benissimo. È stato rotto? È bello che è stato rotto, sarà soffittese. Sì, direi di sì. Non è stato rotto dal tetto che è cascato? Sì, è crollata la volta. Sì, ma volevo capire se era stato rotto in maniera premeditata. No, non è mancato. Ok. C'è qualcuno qui insieme a noi? Non siamo venuti per distruggere. Senti nulla? No. Ci hanno segnalato questo posto. Delle persone che vivono qui vicino. Dicono che fa impressione quando passano qui davanti. Hanno motivo di avere paura? Non sento niente. Anche tu è fermo. C'è nessuno? Siamo venuti per parlare con qualcuno di voi, se c'è qualcuno che è rimasto ancora legato a questo posto. Sai cosa stavo guardando? Oddio. Dimmi. In genere in questo tipo di chiese ci sono, no? Le lapidi alle pareti. Sì, di solito sì.
magari anche dei nobili, diciamo così, o di chi ha voluto costruire questo posto. Il signorotto del posto, sì. Più che un nobile. E invece vedo che hanno levato tutto. Però non mi sembra di vedere traccia di... L'ho visto anche entrando. Facciamo la spirit. Sì. Potete parlare con noi con questo strumento. Siamo venuti per sapere se c'è ancora qualcuno qui. Se viene ancora tutta la messa. Rispondesse perché, cioè, se facessi un'altra domanda, quella domanda non c'è. Okay. In quella cappella era conservato un santo? Le reliquie di un santo? Tipo darsi? Potete dirmi il nome di questo santo? No. Quindi sembra proprio come se due c'erano quelle pietre, no? Sì, esatto. Poi veniva conservato come che sia al piano con il santo solo. Sapete chi siamo? Hai bisogno di aiuto? Cerchi qualcuno? Certo. Certo. Cos'era? Stiacane. Eh? Che era? Una sassata era. È cascato qualcosa. Occhio, eh. Il rumore era metallico, ma lì c'è una lastra, è quel bidone. Avete tirato qualcosa voi? Perché? Dobbiamo andare via? Sì, sì. Mamma mia! Oh! L'ha detto Pieris! E chi ci ha preso? Assassato! Non Pieris! Non Pieris! Preferite parlare con noi al cimitero qui vicino? Sì. Ma c'è un sacerdote qui con cui posso parlare? Certo. Io avrei bisogno di parlare con un sacerdote. Posso? Vai. Vai, lo sento anch'io. Ok. Mi ascolti?
leggici dal libro, anche perché ci sono dei segreti? Ci sono dei segreti? Qui non erano seppellite le persone? No. Diciamo le persone del paese? No, c'è il cimitero vicino. C'è il cimitero vicino, esatto. Quindi non... Qui si riunivano per pregare o okay. Anche per incontrarsi. Va bene, come avveniva prima. È la chiesa di campagna, non ce lo scordiamo. Ok, però se se qui non c'è, io sento dei passi che non sono loro perché sono fermi. Mi sento da in fondo alla chiesa. L'ho sentito anche a orecchio nudo veramente, però. Fermo, Giuseppe, tutti fermi.